Ciao fragoline, nuovo video prodotti finiti, un po' misti. Allora, prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non dimenticare quando usciranno i miei video, seguirmi su Instagram, un bel commentino qua sotto e ovviamente lasciatemi un like. Iniziamo questo video. Allora, questo shampoo alla pesca l'ho preso a Tigotà, 500 ml. Allora, come profumo è da pazzi, cioè ha un odore fantastico, mi sono trovata bene. L'ho usato a gennaio quando sono andata in Thailandia e praticamente la pelle era, cioè, sapeva di pesca ed era buono, per cui se volete prenderlo, prendetelo perché è molto buono. Ah, e se non sbaglio è naturale al 100%, adesso non mi ricordo, ma dovrebbe essere al 100%, non mi ricordo. Scusate, ma sto... Comunque, questo qua è ottimo, ve lo straconsiglio. Poi vi faccio questa spugna. Allora, questa l'ho presa... Non mi ricordo. Bene. Ok, non mi ricordo dove l'ho presa. Comunque, questa spugna è abbuzzata, perché, come vedete, è rotta. Si è rotta tutta. A parte, vabbè, che è sporca. È troppo dura, ma davvero dura, perché tutte le volte che io mettevo il correttore, eccetera, era talmente dura che... Mamma mia. Scusate se sentite rumore, ma qua sta praticamente piovendo come Dio la comanda e sentite la pioggia, per cui diciamo che credo che viene anche diluviare, per farvi capire. Comunque, questa è bocciata, dovrebbe essere di Glossip, se non mi sbaglio. Comunque è bocciata. Mi sono trovata malissimo, è troppo dura. Lo shake di Nakomi, allora ovviamente non è tanto un prodotto, perché questo qua serve per mischiare le creme di Nakomi. Io sinceramente non li comprerei più le creme per la faccia, perché costano troppo, 10 euro 25 grammi, per cui non li voglio prendere. Allora, vi faccio vedere questo, perché ho detto, tanto cosa me ne faccio, preferirei buttarlo. E questo costa 15 euro, se non mi sbaglio. E dovevi mettere dentro la polverina, shakerare con l'acqua e far sì che faceva la crema. Oh, ma è con le parole, madonna. Comunque, vabbè, questo, ma non è proprio un prodottino. Volevo farvelo vedere. Parliamo di queste salviettine della neve struccanti, e anche ovviamente, allora, sono 20 salviettine, è waterproof, cioè tira via anche il trucco pesante. Comunque, va bene. Allora, diciamo che questo video l'ho iniziato malissimo. Comunque, questi qua non mi piacciono e non li vorrei ricomprare, anche per il prezzo, perché il prezzo diciamo che è troppo, per cui non mi piacciono e vorrei proprio non ve li consiglio, in poche parole. Maschera della Sephora al kiwi, fantastica, la voglio ricomprare perché è fantastica e facile da applicare, perché c'ho dentro, ne ho due, mi sembra, sì, ne ho due, che adesso poi vi farò vedere l'altra, questo pennellino, facciamo un pennellino, si sente ancora l'odore ed è buonissimo e è fantastica, ve lo assicuro, per cui compratela perché è buona e poi carina anche perché è fatto così ed è ottima. Questa qua al kiwi, io ne ho presi due, è
se la trovo ancora, la prendo ancora. Poi il mio mitico fantastico fondotinta preso su Amazon, che tutti dicevano che non gli piaceva, eccetera. Io mi trovo bene perché, uno, allora non ha tanta coprenza, sinceramente, per cui vabbè, ok, però idrata la pelle perché la idrata. Come prodotto è molto buono e cioè, quando lo applicate, ovviamente da bianco, perché il fondotinta è bianco, cambia colore della vostra pelle, per cui cioè, adesso ce l'ho ancora perché lo sto per finire, però vi assicuro che è ottimo, costa 10 euro su Amazon, prendetelo perché è buono. C'è gente che dice che non si trova bene perché non copre, eccetera, però vabbè. Io mi sto, anzi, è l'unico fondotinta secondo me che mi piace di più, anche che perché si adatta alla mia pelle, sinceramente. Poi passiamo a questo dentifricio che non so se fare la recensione, perché avevo già fatto una clip dove vi facevo vedere il risultato. Fatemi sapere se volete che io continui a fare quel video, cioè lo devo finire. Fatemelo sapere per questo dentifricio qua. Però diciamo che non mi sono trovata bene, costa troppo e non mi sono tanto trovata bene, per cui è bocciato, non lo voglio più prendere. Però fatemi sapere se volete la recensione di questo prodotto. Poi, salviettine Nivea, struccanti occhi, labbra e viso, 25 salviettine. Non so perché, ma con la Nivea non è che mi trovo, diciamo, tanto bene, per cui è così così, una via di mezzo questo. Poi questo, che sempre, allora, o mi sono trovata bene perché c'è solo Nivea e non mi ricordo, oppure non lo so, però questo non lo ricomprerei, ovviamente, anche perché il prezzo è esagerato. Acqua micellare, delicata, pelle sensibili. Mi bruciavano gli occhi. E questo è di 400 ml. Sinceramente non lo ricompro, per cui non vi sto a dire. Comunque, passiamo a questa. Queste non finivano più. Scusate, ma si è anche rotto. Queste qua erano, cioè, sono, non mi ricordo quante salviettine ci sono dentro. Bene, non li trovo. Comunque, mi sono trovata bene con questa, per cui ve lo consiglio. Passiamo di nuovo. Oh mamma, le salviettine della Nivea. Queste sono più piccole, le ho usate per andare in Thailandia al mare e mi sono trovata così così. Così così. Non so perché ce ne ho 10.000. Comunque, passiamo a questa che la boccio perché secondo me non mi soddisfa e ovviamente non fa niente. Per cui questa è della Sephora, si chiama Sakura. Me l'hanno regalata per il compleanno, ma vi consiglio di non prenderla perché non lo so, non mi ispira, non mi sono tanto trovata bene. Poi, altre salviettine. Apposta, cioè, l'ho prese per il coso, cioè per il mare. Comunque, l'altra maschera, però questa al cocco, quella che vi dicevo, una al kiwi e una a cocco, però ve le assicuro che sono ottime, sono buone. E poi ti diverti perché fai quella, diciamo, la mascherina sul viso, è troppo top. Per cui ve lo assicuro perché sono molto buone. Poi queste scatolette della Nivea, queste non sono male, sono 5, una la devo finire, le altre credo che ce le ho sparse da qualche parte, quando li tirerò fuori ve le farò vedere. Questo è quello che mi è piaciuto di più, praticamente ha i lamponi. Io amo i lamponi e
ed è ottima. Io l'ho praticamente l'ho messa in tutto il corpo ed è buona, è 100 ml e ve la consiglio perché lascia anche l'odore sulla pelle dopo, non so, 5-10 minuti o forse anche di più. Comunque ve le consiglio perché sono buoni e sì. No, stavo vedendo se c'era qualcosa. Ok, questa ve la consiglio. Poi passiamo a questi che non li ho ancora provati, non so perché c'è la scatoletta, però secondo me fanno un po' cagare. Sono le saponette, sono due dell'oceano, però non mi convincono, non mi piacciono. Ce l'ho lì, ma vi assicuro che non mi piacciono. Ok, questi sono stati i prodotti praticamente che ho finito. Fatemi sapere perché non voglio che questo video dura tanto, per cui voglio spezzare perché, cioè, per farvi capire, ho un sacchetto pieno di questi prodotti finiti, ma dato che sono già 11 minuti di video e io parlo troppo. Dato che voi preferite i video corti, allora vi accontento. Vediamo se davvero guardate i video anche di 10 minuti. Per cui faccio tanti video così almeno non dura troppo questo video. Solo quello. Per cui ci vediamo al prossimo video. Così vi farò vedere altri prodotti nel prossimo video, ovviamente più in là perché non li metto tutti insieme. Come prodotti, vabbè, vi ho fatto vedere un bel po', per cui ci può stare. Fatemi sapere se li avete provati e se vi siete trovati bene o, non so, qualche consiglio o qualcosa, se volete sapere. Io vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram, lasciare un like. E le solite cose che praticamente dicono tutti e diciamo sempre nei video, per cui vabbè, lì vi lascio lì quello che dovete fare. Per cui ci vediamo al prossimo video. Ciao!